Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nuova video ricetta delle basi della pasticceria. Se vi siete persi il primo video, ossia la pasta frolla, vi lascio qui il video per poterlo vedere. Oggi parliamo di due creme molto importanti nella pasticceria, sia italiana che francese. La crema pasticcera, tipica italiana, e la crema mousseline, tipica francese. Prima di tutto prepariamo la crema pasticcera. Prendo una bacca di vaniglia, la taglio, la incido a metà e cerco di estrarre tutti i semini. Metto il latte all'interno di un pentolino con tutti i semini della vaniglia e metto anche la bacca e faccio scaldare leggermente il latte. Tutte le dosi, vi ricordo, le trovate nell'info box. A questo punto in un'altra ciotola vado a metterci tutti i tuorli, lo zucchero, mescolo bene in modo tale che lo zucchero si possa sciogliere. Infine vado ad aggiungere l'amido di mais. Non utilizzo la farina per evitare la formazione di glutine. E poi con l'amido di mais la crema viene molto più liscia. A questo punto, una volta che anche l'amido è completamente assorbito, riprendo il latte, che non deve arrivare a bollore ma deve solamente scaldarsi leggermente. Tolgo la bacca di vaniglia e vado a versarlo lentamente all'interno dei miei tuorli e zucchero. Dopodiché mescolo il composto e lo rivado a mettere nella pentola. Metto di nuovo il pentolino sul fuoco e, aiutandomi con un termometro da cucina, porto la temperatura della crema a circa 82 gradi. Se non avete il termometro da cucina, vi rendete conto che la crema è pronta quando inizia a prendere colore, quindi si toglie quella patina chiara in superficie e inizia ad addensare. Ovviamente non smettete di mescolare, il segreto per non avere grumi è proprio questo. Mettete la crema all'interno di una ciotola, ci mettete sopra la pellicola trasparente, a contatto mi raccomando, e la lasciate raffreddare a temperatura ambiente. E questa, diciamo, è la crema pasticcera classica, che può essere utilizzata per varie preparazioni. Mentre se volete preparare la mousseline, che è una crema un po' più densa ed è praticamente tipica francese, a questo punto dobbiamo unirci il burro. Prima 125 g di burro nella crema calda, la andiamo a mescolare con delle fruste in modo tale che il burro si scioglie completamente, e altri 125 g quando praticamente la crema si sarà completamente raffreddata. Il risultato è una crema molto liscia al palato, molto più densa, e viene utilizzata per farcire per esempio i bignè, i Paris-Brest o comunque qualsiasi tipologia di torta in cui magari la crema pasticcera deve essere un po' più densa. Allora ragazze, queste erano due delle creme più importanti nella pasticceria, sia italiana che francese. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciarmi tanti like, fatemi sapere se provate a farle e quale delle due poi vi piace di più. Io devo dire che la mousseline mi piace moltissimo, la preferisco quasi alla crema pasticcera, e una volta che la provate davvero ve ne innamorerete, è buonissima. Io vi aspetto nel prossimo video e continuate ad iscrivervi al canale, vi aspetto anche su Instagram. Vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!